Le 23.40, buonasera, benvenuti a Night Desk. Allora, la giornata politica si è sostanzialmente conclusa pochi minuti fa perché c'è stato questo famoso duello televisivo fra i tre candidati alla segreteria del PD. Noi partiremo da qui, ma la giornata è stata piena di notizie perché c'è stato Letta che ha annunciato tempi, modi e obiettivi della verifica di governo, del nuovo passaggio parlamentare che lo attende. Lui lo vorrebbe fare subito dopo il voto alle primarie del PD per cercare di tenere tutto insieme. E poi ci sono state tante parole dette da Alfano, anche ospite nei nostri studi poco fa, di Lilli Gruber, sostenendo quello che il nuovo centrodestra chiede come nuovo patto di governo. Ma vengono anche importanti notizie dall'economia e purtroppo non sono buone perché riguardano la disoccupazione che resta ai massimi, quella generale, ma soprattutto quella dei giovani. Vi presento subito i nostri ospiti. Buonasera Elena Centemero, parlamentare di Forza Italia, buonasera. E buonasera Lorenza Bonaccorsi, deputato del Partito Democratico. Buonasera anche a lei, Bonaccorsi. Poi c'è Giancarlo Feliziani che ci racconterà la politica e ad Alberto Baldini per le notizie dell'economia. Buonasera. Giancarlo, partiamo e partiamo naturalmente dal PD perché è finita pochi minuti fa, no? È finita pochissimi minuti fa, sì, questo incontro a tre. Allora, due candidati alla segreteria su tre hanno promosso il governo Letta. Renzi ha dato la sufficienza, Cooper l'ha dato più che la sufficienza, controcorrente invece è andato Pippo Civati sotto la sufficienza, ha detto non si può stare al governo insieme a Giovanardi. Sul piatto tutti e tre i candidati hanno posto il loro 7,40, possiamo dire. Renzi guadagna 4.300 euro al mese, Civati e Cooperlo ne guadagnano come parlamentari, ne guadagnano 8.000. Il PD non è il partito di Tesseropoli, riforma elettorale poi al voto e soprattutto il lavoro come priorità assoluta. E poi insieme hanno detto non esiste nessun'altra democrazia occidentale in cui un leader resta sulla scena per 20 anni. Il PD spera di non doversi trovare alle prese con Berlusconi alle prossime elezioni. C'è stato un grande scambio di cortesie. Caro Gianni, caro Matteo, caro Pippo, chi ha vinto e chi ha perso? Allora, ha vinto, secondo i sondaggi che sono stati fatti, avrebbe vinto Matteo Renzi con il 49%, diciamo, delle preferenze televisive. Però subito a ruota, ben distanziato, ma insomma in seconda posizione, non c'è Cooperlo, ma c'è Pippo Civati che secondo qualcuno è stato il più brillante di questa serata. Invece Gianni Cooperlo si è posizionato in coda con un 14-15%. Sentiamoli tutti e tre. Abbiamo fatto una campagna con pochi mezzi, con tante persone che ci hanno aiutato che hanno 20 anni. Ed è incredibile perché di solito i ventenni guardano la politica con un po' di disagio perché non li rappresenta, perché non è capace di coinvolgerli. Io voglio dire a loro che intanto sono molto orgoglioso e che quando ci sarà un concorso truccato, quando ci sarà un favoritismo, quando ci sarà un'ingiustizia che loro vogliono denunciare, il PD sarà al loro fianco, saremo con loro per cambiare le cose in profondità. Noi dobbiamo restituire speranza e dignità e una prospettiva di cambiamento a questo paese, perché è vero che non c'è sinistra se non è capace di cambiare, ma è vero che non c'è un cambiamento profondo senza la profezia della sinistra. E io vorrei un Partito Democratico che riscopra questa dimensione, una dimensione culturale, una dimensione dei suoi valori, dei suoi principi da vivere, da interpretare con orgoglio e con coerenza, perché ad un ragazzo di 20 anni devi dire ragazzo vieni da questa parte, perché questa è la parte giusta. Il PD di Matteo Renzi è un PD che prova a dare una parola strana all'Italia, la parola speranza. Io giro per le strade, oggi ero a inaugurare in un quartiere degli interventi del comune e vedo tanta gente rassegnata, stanca, delusa, non ci credono più. Io ci credo, faccio politica perché continuo a crederci. In questo momento tutto l'unico valore che noi portiamo è il valore economico. Io sono cresciuto provandoci, mettendoci in gioco, rischiando, con l'idea che il valore sia una cosa bella perché è anche di culturale, non soltanto di economico. Il mio PD sarà un PD che prova a restituire i valori e per una volta a far vincere la sinistra, che si è già stancata di partecipare. Allora, e questo è quanto. Allora, così il dibattito, Bonaccorsi. Non le chiedo chi dei tre candidati lei sosterrà, ma le chiedo invece, si può stare, subito glielo chiedo, si può stare al governo con Giovanardi? Noi siamo al governo con Giovanardi
perché... Dice lei, eravamo anche con Centemero e Berlusconi prima, esatto. Quindi... Perché dobbiamo fare le cose. Siamo stati chiamati a fare questo governo perché il momento è difficile, il momento è veramente complicato per il nostro paese e dobbiamo fare in modo che questo governo porti l'Italia fuori da questa crisi. Questo è il punto fondamentale. Risolva i problemi drammatici di tutti i giorni dei cittadini italiani e di tutti noi. Quindi questo è il motivo per cui noi siamo al governo. Queste cose le dobbiamo fare, se non si fanno, allora non si sta più al governo con Giovanardi. Centemero, si può non stare al governo con Letta? Ci siete stati per diversi mesi, poi all'improvviso, sarà stata la coincidenza delle date, ma alla vigilia del voto sulla decadenza di Berlusconi avete rotto il governo delle larghe intese, che eravate stati la forza politica che più aveva voluto questo esperimento. Perché? Siamo stati al governo insieme a Letta e insieme al vice premier Alfano proprio per cercare di portare fuori il paese da una crisi attraverso le larghe intese, il famoso governo delle larghe intese. In questi mesi di governo, in questi mesi di provvedimenti, ci siamo accorti che queste larghe intese portavano con sé una serie di provvedimenti che di fatto non hanno aiutato il Paese né ad uscire dalla crisi né tantomeno a sostenere la nostra economia. Sono stati fatti dei piccoli passi, però da ultimo nella legge di stabilità, ma non solo, se io penso alla prima vera crisi di governo, quando i ministri si sono ritirati dalla nostra delegazione, si è ritirata dal governo proprio in occasione della ventilata che poi è avvenuta, aumento dell'IVA dal 21 al 22%, ora noi siamo usciti dal governo e una parte dell'ex Popolo della Libertà è rimasta nel nuovo centrodestra a sostenere il governo, mentre noi siamo usciti proprio alla luce di quelli che sono i provvedimenti nella legge di stabilità. È stato un errore farle le larghe intese? No, non è stato un errore farlo. Si è cercato in questo paese, dopo le elezioni, che ci hanno consegnato sostanzialmente un paese non governabile da una forza politica, o perlomeno o dal centrodestra o dal centrosinistra, di intraprendere una strada che in Europa ha funzionato. Abbiamo visto la Germania. L'errore che è stato fatto è stato quello di non definire nei minimi dettagli, esattamente come ha fatto la signora Merkel, un programma di governo da attuare per filo e per segno. Ma ci siamo Buonaccorsi scuote il capo, adesso le chiedo perché. Ma ci siamo trovati di fronte ad una serie di provvedimenti. Guardi, io sono in Commissione Affari Costituzionali, per cui ho vissuto in prima persona una serie di provvedimenti, tra cui il decreto del fare, dove veramente ci siamo trovati di fronte a una confusione, a dei provvedimenti che avevano dentro un po' di tutto e un po' di più. Sostanzialmente in questi provvedimenti, molti di questi provvedimenti e di queste misure non hanno aiutato realmente l'economia a crescere e quindi noi ci siamo né a uscire. Berlusconi non c'entra niente, però. Berlusconi è un altro discorso, nel senso che qui ci troviamo di fronte a due problematiche in questo paese. Una è il problema di natura economica, che va risolto attraverso non quei piccoli provvedimenti. Di economia parliamo tra un attimo, Berlusconi poi invece... c'è un altro problema, che è un problema legato alla democrazia e alle istituzioni di questo paese e alla giustizia, che va affrontato anche quello, se vuole ne parliamo dopo. Perché scuoteva il capo? Cosa l'ha convinta e cosa no delle larghe intese alle strette intese di oggi? No, perché noi quando abbiamo dato la fiducia al governo Letta, al primo discorso di insediamento del governo Letta, il discorso del Presidente del Consiglio Letta aveva al suo interno una serie di punti fondamentali programmatici, a cominciare dalla riforma della legge elettorale. E soprattutto uno dei punti fondamentali di quel discorso era che il governo delle larghe intese nasceva e doveva andare avanti a prescindere dalle vicende giudiziarie di Berlusconi. E noi e il PDL abbiamo dato il voto di fiducia a quel governo sulla base di quel discorso. E invece poi non è stato proprio così, è stato completamente disatteso quel voto di fiducia, perché ad ogni occasione possibile per tirare la corda rispetto invece alle vicende del giudiziario di Berlusconi tirava la corda da parte del PDL. Quindi insomma una linearità da parte del PDL non c'è stata assolutamente, anzi... Io non sono d'accordo, nel senso che tutti noi abbiamo sostenuto... Altrimenti sareste rimasti. No, io sono abituata ad essere corretta nella posizione rispetto
a quelli che sono le forze politiche e gli avversari politici, che per me sono avversari, non sono nemici, a differenza di quanto loro fa il Partito alleati, Democratico nei confronti alleato di Silvio Berlusconi. Eravamo in un governo di larghe intese, abbiamo lavorato con grande serietà e con grande rispetto dell'alleanza. Ci siamo trovati di fronte però a dei provvedimenti, a delle misure che non erano quelle che erano state quindi, concordate. Quindi dice lei è il merito da che ultimo, contava, da, è il merito e sul ultimo, merito non guardi, c'era. Le dico una cosa, dica. L'ultima cosa, nella legge di stabilità ci sono due punti che noi riteniamo fondamentali, oltre ad altri aspetti. I due punti sono l'IMU e quindi la tassazione sulla casa, perché guardi, io in questi giorni dica, sono alla l'IMU, Camera e non sono al Senato. Sappiamo tutto dell'IMU, sappiamo tutto. Io guardi, veramente faccio fatica IMU a capire che cosa ha proposto questo governo sulla tassazione della casa, perché mi sono trovata di fronte. Tolgo l'IMU, non tolgo l'IMU, metto la Trise, la Tare, tolgo la Tares, metto la Tasi, io non sto capendo veramente più niente. Questo non è un modo di affrontare... Eravate in maggioranza una... però, Questo non è... Notare. Infatti ci siamo usciti dalla maggioranza. Vabbè. Il secondo punto fondamentale di cui l'economia avrebbe bisogno e che stanno chiedendo tutti a gran voce, perché tutti quanti, le forze le economiche, le imprese, i sindacati stessi, hanno bollato in modo negativo questa manovra, è il cuneo fiscale. L'elemento fondamentale di cui l'economia ha bisogno è l'abbattimento del costo del lavoro. Se noi non abbattiamo il costo del lavoro, la nostra economia non uscirà mai dalla situazione in cui si trova, né tantomeno riprenderà il lavoro. Allora, no, beh, va bene, mi vengono tante cose, tipo avete governato anni perché non l'avete tagliato, ma va bene, ma queste le lasciamo da parte. No, ma poi soprattutto... Vado alla verifica, mi scusi, buona cosa. Stiamo parlando di questo momento. Sì, però sembra che nessuno abbia mai governato il paese. In mezzo c'è stato il governo Monti, è vero, che poteva fare alcune cose, ma c'erano altre emergenze. Bonaccorsi, allora, il Presidente del Consiglio Letta ha detto che si farà questa verifica. Lui... quella che ha chiesto il Capo dello Stato su sollecitazione di Forza Italia. Per la verità, e l'ufficio stampa del Quirinale precisa, il Presidente non ha mai parlato in questi giorni di verifica, ma di un passaggio parlamentare che segni discontinuità, cioè una nuova investitura del Governo da parte del Parlamento. Forse, naturalmente, Forza Italia preferiva le dimissioni formali, ma lasciamo stare perché non è questo il punto. Dice Letta, lo facciamo senz'altro e questa è una nuova partenza per il governo, lo facciamo però dopo il congresso. Perché? Dopo il congresso, dopo le primarie? Beh, mi sembra più che legittimo e più che corretto da parte del Presidente Letta dire che la verifica verrà fatta dopo l'8 dicembre, perché l'8 dicembre... ci sarà un nuovo segretario del Partito Democratico. Il nuovo segretario del Partito Democratico ovviamente interpreterà e una cambierà una qualcosa linea. L'8 dicembre? No, non dovrebbe. Beh, insomma, diventa segretario Matteo Renzi, quindi io mi auguro che cambierà qualcosa, anzi cambierà molto. Nell'accelerazione che molto dice Letta. All'interno del Partito Democratico. È stato detto domenica scorsa alla convenzione, alla convenzione nazionale. Noi chiediamo che vengano usate, oltre alla nostra pazienza, le nostre idee, esattamente questo, e le nostre parole. Quindi chiediamo al governo e al Presidente Letta di usare le nostre parole e le nostre idee. Centemero, ma non è che forse voi guardate con piacere all'arrivo di Renzi, che ha, per la verità, stasera poi ha frenato su molte cose, ha detto in questa famosa frase, adesso la devo trovare qui tra le tante mie carte, ha detto a proposito della... voto di sufficienza. Intanto il voto è di sufficienza piena. Il voto al governo Letta, 6 mesi sufficienti, i prossimi 12 ottimi, ha detto, perché gli daremo una mano noi come PD. E poi, quanto al fatto che lui vorrebbe far fuori Letta, dice voglio diventare segretario del PD per far fuori Letta, sono uno a cui piace fare gol, ma se c'è uno di fronte al portiere che può segnare la palla, gliela passo. Quindi diciamo che ha frenato, ma voi guardate a Renzi sperando che vi dia una mano a far cadere, magari a far cadere Letta, far cadere anche Alfano, per il quale non avrete tutta questa simpatia, mi par di capire, e magari andare a elezioni a primavera, giusto? Guardi, noi abbiamo tanti di quei guai al nostro interno che stiamo cercando di sistemare, che forse è meglio guardare in casa propria che non guardare in casa altrui. Sicuramente però... parte del nostro elettorato ha guardato durante le primarie per la candidatura, la premiership a Renzi in modo interessato. Adesso, a distanza di tempo... francamente devo dire che il personaggio televisivo, il personaggio politico
ha un po' stancato. Se poi invece vediamo alcuni esponenti di Forza Italia che inneggiano all'arrivo di Renzi, pensando, io leggevo prima di una mia collega, l'onorevole Biancofiore, che dice che il giorno 9 di dicembre cadrà il governo, io credo, inneggiando a questa cosa, io credo che non ci sia una visione realistica della situazione politica. La situazione politica è piuttosto complessa, è una situazione di forte frammentazione politica. Noi abbiamo chiesto, la nostra delegazione che è andata al Quirinale l'altro giorno, ha chiesto una verifica proprio per creare quella discontinuità che ha sottolineato lo stesso Presidente Napolitano, creare quella discontinuità e rendere chiaro ai nostri elettori, rispetto ai quali noi ci siamo impegnati e che, per i quali rispettiamo il mandato che abbiamo ricevuto, per rendere chiaro che questo governo che si è formato con la nostra fuoriuscita non è più un governo di larghe intese, ma è un governo di centro-sinistra. Deve essere molto chiaro. E anche quello che ha detto questa sera Renzi, che hanno detto gli altri candidati alla segreteria del Partito Democratico. Mi faccio osservare che è difficile che sia un governo di centro-sinistra con una forza che si chiama Nuovo Centrodestra. Questi se lo sono scelti loro, il nome. Sembra quasi... Però sicuramente, beh, Giovanardi sappiamo tutti da dove viene. Viene proprio dall'ex Democrazia Cristiana, qui dal centro. Del Popolo della Libertà. Allora, non è più il segretario del Popolo della Libertà, siamo anche noi, Forza Italia è un partito di moderati di centrodestra. Sono i deputati e i senatori, sono un numero molto limitato. Questo che abbiamo davanti a noi non sarà sicuramente un governo di larghe intese, ma un governo di centro-sinistra. Chiamiamolo per quello che è. Vi faccio vedere qualche giornale e poi parliamo un po' di economia. Ecco quello che scrivono i giornali di ancora di domani. Sfida Sky, parto dall'Unità, vincono in tre. Questo è il commento del quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Il duello fra i candidati del PD alle primarie, orgoglioso confronto su PD e futuro dell'Italia. Cooperlo difende il welfare, niente tagli. Renzi no a privatizzazioni, compro oro. Civati, subito la legge elettorale. Poi, ecco il Messaggero con un'intervista ad Alfano. Renzi non affossi Letta. La sinistra batte i suoi premier, voglio riunificare i moderati. Letta verifica dopo le primarie, il Colle serve discontinuità, il sindaco io darò una mano, così il Messaggero. E poi dalla casa all'IRPEF per le famiglie, adesso arriva un periodo con 5 tasse in 45 giorni. Poi da Ruby 2, dalle motivazioni a Ruby 2, nuove accuse a Berlusconi, spunta la corruzione in atti giudiziari, avrebbe pagato perché le olgettine mentissero in tribunale. Poi Galliani, addio al veleno, nel Milan ha vinto Barbara e Berlusconi. Il giornale, Letta, nuovo record, stabilità dannosa, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Il suo governo, il governo Letta, batte tutti, mai tanti giovani disoccupati al 41%. Berlusconi, da Milano primo tintinnio di manette, la vicenda appunto Ruby bis o Ruby 2. E poi... Il Fatto Quotidiano, altra notizia del giorno, i 2,7 miliardi ai partiti sono incostituzionali. Il procuratore della Corte dei Conti del Lazio solleva la questione di legittimità davanti alla Consulta contro 20 anni di legge che hanno, così scrive Il Fatto, abusivamente ripristinato il finanziamento pubblico. Bel tema anche questo di discussione. Poi governo Napolitano Letta, le strette intese contro Renzi, così La Tenaglia titola Il Fatto nella parte politica. Ora decadono pure Palazzo Grazioli e Adriano Galliani, traslochi in corso, altra notizia. Poi Il Sole 24 Ore, mini IMU sulla prima casa, ne abbiamo parlato molto ieri sera, si paga in 2.375 comuni, poi c'è qualche aggiustamento, lo Stato rimborsa ai comuni il 60%, non più il 50%, quindi è un po' meno di quello che sembrava l'altro giorno, però 2.375 comuni. E poi ancora, Libero, Milano apre l'inchiesta per incarcerare Silvio, sempre il Ruby bis, eccolo qua, il Tribunale del Processo ordina ai PM di indagarlo per corruzione in atti giudiziari, il Grimaldello, dice Libero, per l'arresto. E ancora, credo che abbiamo ancora qualcosa, ecco Avvenire, titolo diverso, come sempre per Avvenire, schiavi delle arance, 4 anni, nulla è cambiato, si parla di Rosarno, dove migliaia di immigrati vivono e lavorano nelle campagne in condizioni estreme, la politica è nella parte... inferiore del quotidiano. Letta va all'attacco, 2014 di svolta, fiducia dopo il voto del PD, Renzi lo pressa. E poi vediamo ancora La Padania, sbrigniamo la crisi con un'iniziativa per la Electrolux del presidente
Zaia, ma vi faccio notare l'altro titolo nella parte bassa, ecco qui, Milano chiusa l'inchiesta The Family sui Bossi, Bossi è sconcertato, Lega, noi parte lesa, i famosi soldi, i famosi 40 milioni dei conti del denaro pubblico che era in mano alla Lega. Ad Alberto Baldini, allora, spieghiamo un po' questa notizia sulla disoccupazione di nuovo ai massimi. Sì, insomma, è stata evocata prima una... No, si parlava di visione realistica e come al solito, come spesso accade nei fine settimana di venerdì, e a contribuire a questa visione realistica ci ha pensato l'Istat e la Banca d'Italia, che hanno diffuso alcuni dati sulla disoccupazione, e sono dati, come tu anticipavi, sono dati pesantemente negativi. Il tasso diciamo generale supera il 12%, quindi di mezzo punto al 12,5%, ma come tu dicevi giustamente è il tasso della disoccupazione giovanile quello più preoccupante. Abbiamo qui un cartello che però, ecco, ci dà un'idea, il 41,2%, il che significa uno su due dei lavoratori tra 15 e 24 anni che non ha lavoro. Ci sono oltre 3 milioni di disoccupati che riguardano uomini e donne che però non hanno ancora 30 anni. Poi, come vediamo nella grafica, c'è la categoria degli scoraggiati, cioè 1.900.000 persone che praticamente il lavoro non lo cercano nemmeno più. Questi sono dati che ci riportano al 1977. Quindi una stagione... Come tasso di disoccupazione, come, sì, 12,5. Esatto. 1977. Dati pesantissimi, e la Banca d'Italia invece ha quantificato nel biennio 2010-2012 quant'è che i lavoratori hanno perso, non come potere d'acquisto, ma proprio in busta paga, e ha calcolato, appunto, come vediamo, una cifra media di 832 euro l'anno. In queste condizioni è chiaro quindi che parlare di ripresa diventa complicatissimo. Ma c'è una cosa in più. A differenza dell'Europa, della media europea, che certifica una ripresa dell'inflazione, che in un certo senso è un dato positivo... Consumi. Esatto. E da noi siamo in controtendenza con un dato in negativo dell'inflazione, e quindi sono tutti gli ingredienti che permettono di parlare, di evocare la parola che a tutti fa più paura, cioè quella della deflazione. Bonaccorsi, come si fa il cambio di passo, date se queste sono le condizioni nelle quali ci troviamo, e questa è una fotografia, ahimè, che conosciamo, ma che oggi è tornata in prima pagina e l'abbiamo visto, se sono queste le condizioni della nostra economia? Io credo che il dato peggiore che abbiamo visto, che abbiamo appena ascoltato, è quello dei 2 milioni di scoraggiati. È un po' il discorso che facevamo prima, cioè un paese che ha 2 milioni di scoraggiati è un paese in cui 2 milioni di persone non hanno più speranza. Credo che sia prendere atto di questo sia la cosa più importante. Noi dobbiamo ridare speranza a questi 2 milioni di scoraggiati e ridare speranza poi a tutto il paese. Questo è, credo, il tema principale, e partire, appunto, cambiando marcia, perché dobbiamo fondamentalmente, prima di tutto, come ricordavamo prima, intervenire sul problema del lavoro che per ridare speranza. Dobbiamo ridare crescita a questo paese, e, come diceva giustamente la mia collega, intervenire sul problema del cuneo fiscale, perché quello è uno dei temi su cui dobbiamo andare. Cioè, quanto costa un lavoratore e quanto il lavoratore percepisce in busta paga? C'è una differenza tale in questo paese che non è più sostenibile. Dobbiamo fare in modo che assumere una persona sia facile, perché in questo paese assumere una persona è complicatissimo. Quindi facile. Poi? Deve essere facile, deve costare di meno. Una persona deve costare di meno al datore di lavoro, altrimenti noi non riusciamo a creare posti di lavoro. Questi sono i due temi su cui dobbiamo intervenire con un'urgenza pazzesca.
su cui il governo deve e poi semplificare, come diciamo prima, semplificare. Noi non possiamo pensare di vivere, continuare a vivere in un paese in cui il riuscire a dare lavoro, ad assumere, è una cosa complicatissima. Il nostro diritto del lavoro è una cosa complicatissima, per cui nessuno, tutti si fermano fuori dal nostro paese, perché si ha paura a entrare in questo, impossibile, intricato mondo di norme, normette. Abbiamo, credo, più di 2000 norme che regolano il nostro mondo del lavoro. Quindi dobbiamo semplificare. Centenero. Ma mi trovo d'accordo. E, in fondo eravate al governo insieme fino a 3 giorni fa. Sì, però al di là di questa cosa, di sì, essere stati o meno al governo insieme, io credo che ci siano dei provvedimenti, delle misure che sono di buon senso, certo, e che sono appoggiate da tutti, anche se noi, quali, siamo stati, ad esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale è una delle cose che ci stanno, delle misure, dei provvedimenti che Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, che le imprese, le piccole e medie imprese ci stanno chiedendo, e quindi con grande forza. Io credo che ci voglia un grande coraggio da parte di questo governo, e lo dico dall'esterno, lo dicevo da quando eravamo all'interno e lo dico dall'esterno. E la nostra opposizione non sarà un'opposizione sterile, sarà un'opposizione responsabile, e daremo il sostegno a quelli che sono dei provvedimenti come questo dell'abbattimento del cuneo fiscale, che però non può essere il provvedimento che abbiamo nella legge di stabilità. Nella legge di stabilità abbiamo un abbattimento del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro all'anno. Allora, questo è un piccolo provvedimento, ma non abbiamo bisogno di questo. Si impegnino tutte le risorse che derivano. Lei è d'accordo quando il governo propone di spostare tutti i tagli alla spesa pubblica per far diminuire il cuneo fiscale, che potrebbe essere una misura che sicuramente i 30 miliardi che dovrebbero essere tagliati di spesa pubblica. Due cose. Cottarelli lavora a questo. Due cose. Assolutamente il taglio della spesa pubblica, ma un taglio della spesa pubblica che non sia frenato dalla burocrazia ministeriale e dalla pubblica amministrazione, che è la pastoia che frena e blocca lo sviluppo di questo paese, prima ancora della politica, perché le scelte dei politici sono imbrigliate dalla burocrazia. Questo è una cosa evidente, tanto a tal punto che noi ci siamo trovati in un governo come quello di Monti, che era un governo espressione della burocrazia, di questa pastoia che regola questo paese. Quindi, innanzitutto, dobbiamo avere taglio della spesa pubblica e destinazione di queste risorse in due direzioni. Abbattimento del costo del lavoro, innanzitutto, e accanto a questo la semplificazione e la detassazione del togliere sostanzialmente le tasse sulla casa. Perché le tasse sulla casa, come l'IMU, sono una forma di patrimoniale rispetto alla quale noi siamo contrari. Mi faccio dire una cosa rapidamente, perché mi devo fermare. A proposito della spending review che lei citava, anche lì, ma noi possiamo fare tutte le spending review che vogliamo, ma se non semplifichiamo poi gli atti attraverso cui poi le facciamo le cose che dobbiamo fare, siamo sempre da capo. Quanti anni sono che parliamo di spending review in questo paese? Allora, forse dobbiamo sistemare un po' di cose per riuscire a fare le cose effettivamente e non metterci un anno per fare un decreto attuativo e rendere operativo quello che si scrive in un decreto. Prima facciamo quello e poi facciamo la spending review, altrimenti non cambiamo passo assolutamente. Ma qualunque forma di taglio della spesa pubblica va a toccare alcune categorie, e naturalmente a tagliare la spesa pubblica è stato chiamato un tecnico come Cottarelli, che quindi può intervenire, lavorerà, avrà presentato già un piano, perché si parla oramai di cifre molto superiori a quelle. Ma se non semplifichiamo la macchina attraverso cui capito, fare, però bisogna cose incidere da qualche parte, perché certo, naturalmente c'è spesa pubblica improduttiva, non solo quella dei costi standard, che oggettivamente è roba che si può fare comodamente e in modo veloce e intelligente, ma un taglio cospicuo richiede anche l'abbattimento di alcuni privilegi, ma queste sono le scelte della politica. Infatti la prima cosa che dobbiamo fare è ridurre i costi della politica, ad esempio. Togliamo il Senato, aboliamo il Senato, aboliamo le province. Ma credo che vogliano abolire del tutto il finanziamento pubblico. Non ci sono solo le spese della politica. Noi lo diciamo un po' di abolire il finanziamento pubblico dei partiti, quindi
Dica rapidamente, Centemero, mi devo fermare. Oltre ai costi della politica, per cui noi siamo favorevoli al eliminare completamente le province, diversamente dal Del Rio che vuole invece inserire un ente di secondo livello. Sono tutti a favore di tutto, ma non accade niente. Vuole abolire le province. Io sono la relatrice di questo provvedimento, quindi so esattamente che cosa contiene il provvedimento Del Rio, quindi per cortesia. Dica, che mi devo fermare, dica. Accanto a questo ci sono anche gli stipendi dei grandi manager pubblici e tutto quello che è la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione ha bisogno di semplificazione, ha bisogno di riduzione dei costi, ha bisogno di personale qualificato, efficiente, che fornisce dei servizi efficienti ai nostri cittadini. Costa però il personale è qualificato ed efficiente. No, costa. È che noi abbiamo privilegiato in questi anni la quantità sulla qualità. Forse si deve invertire questa politica. Ci fermiamo un istante. Mezzanotte 16 di nuovo in studio. Allora, Baldini, vogliamo parlare un attimo di questa richiesta che la Corte dei Conti, il procuratore di Roma, ha fatto alla Corte Costituzionale su questa storia del finanziamento, dei finanziamenti ai partiti che per la Corte dei Conti potrebbero essere incostituzionali perché c'era stato un referendum, una vera bomba politica, no? Eh sì, l'altro richiamo alla visione realistica, diciamo, della giornata. Il procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De Dominicis, ha in pratica sollevato la questione di legittimità costituzionale di tutte le leggi, a partire dal 97, quindi 1997, che hanno reintrodotto di fatto il finanziamento pubblico dei partiti. In sostanza il ragionamento è, ci fu un referendum popolare, 93, che sanciva diciamo l'abrogazione, no? Il procuratore del Lazio, della Corte dei Conti, sostiene che nel 1999, nel 2002, nel 2006, nel 2012 tutte le disposizioni impugnate in materia sono state di fatto una manipolazione dell'esito referendario e quindi è da discutere la legittimità costituzionale. Tutto questo poi viene sostanziato sempre dalla Corte dei Conti con un esempio concreto e cioè la bacchettata che è arrivata sulla Regione Lazio, 10 anni di insolvenza per un buco di 4 miliardi e 400 milioni di euro, è l'ultimo disavanzo con cui si è chiuso l'esercizio della Regione del 2012, quindi la giunta precedente. Unica reazione del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, un classico. È una situazione drammatica e catastrofica, ma l'abbiamo ereditata. Quindi, diciamo, ma in 10 anni hanno governato tutti nel Lazio, appunto. Centrodestra e centrosinistra. E che ne pensa Bonaccorsi? Ha ragione il procuratore a porre quel problema? Che peraltro la prima cosa che mi viene, che è un po' frutto della follia di questo paese, è ma ce ne siamo accorti adesso, dal 97... Perché ce ne siamo accorti? No, se ne erano accorti gli elettori. No, gli elettori sì, ma perché procura adesso, con tutto il rispetto, ma perché ce ne accorgiamo nel 2013? Comunque, questa è la prima domanda, il primo dubbio che mi viene. Dopodiché, è chiaro che quel referendum è stato totalmente disatteso e ci si è inventati, abbiamo abolito il finanziamento pubblico e abbiamo introdotto il rimborso elettorale. Quindi, primo principio, aboliamo il finanziamento pubblico dei partiti. Noi abbiamo anche presentato un disegno di legge alla Camera. PD. No, un pezzo di parlamentari del Partito Democratico. E comunque è sicuramente uno dei punti su cui il Partito Democratico e il nuovo segretario del Partito Democratico si batterà nei prossimi mesi, questo sicuramente. Lei già dà per scontato l'esito? L'esito non si può mai. L'esito. E dice lei, chiunque sia, va bene. Okay. Penso che quello che diciamo ha vinto la tornata degli iscritti. Matteo Renzi, facciamo Matteo un Renzi, nome. Dieci giorni fa. Dire un nome. Credo che. Non c'è silenzio elettorale, mancano 8 giorni. Credo che vincerà l'8 dicembre. È uno dei punti di forza di Matteo Renzi. Quindi credo che noi dobbiamo, come dicevamo prima, partire innanzitutto dal dare l'esempio e ridurre i costi della politica, a cominciare da
il finanziamento pubblico dei partiti, aboliamolo. Cominciamo. C'è una legge che è stata è uscita dal Senato, è passata dalla Camera, l'abbiamo votata sulla abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, al Senato è un iter che si concluderà. Sì, è lento, graduale, tagli progressivi. Si concluderà perché tutti noi abbiamo preso questo impegno. Abbiamo cominciato l'iter, ancora non l'abbiamo visto ben, diciamo, incardinato. Quindi vediamo uno, quando arriva. Numero uno. Partiti. Quindi fondamentale. Riduzione, anzi... abolizione del Senato e quindi smettiamo appunto di fare il ping pong di un provvedimento da una Camera all'altra proprio per le motivazioni. Come diceva Berlusconi. Quindi togliamo il Senato e teniamoci la Camera, quindi finalmente un sistema semplice e veloce, secondo punto. Poi andiamo a intervenire sui costi della politica, che c'è ancora da fare molto, c'è molto da fare, quindi cominciamo da questo. Tutto insieme. Centemero. Io mi trovo a disagio perché sento dalla collega le parole che Berlusconi ha ripetuto per anni. Noi per anni, per quanto riguarda la riforma istituzionale, abbiamo proposto il Senato. Però ricordo che Berlusconi ha governato per anni, ma non l'ha fatto, quindi c'è qualcosa che non quadra. Allora, forse lei non si ricorda che ci fu una riforma costituzionale che aboliva il Senato, che fu sottoposta ad un referendum nel 2005, era già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e che il Partito Democratico, che allora non si chiamava italiani, ancora scusi, così, però gli italiani, ci fu un referendum sì, e appunto, gli italiani però, scelsero. Siccome il Partito Democratico era contro a tutto il sistema complessivo di riforma che prevedeva il presidenzialismo all'epoca, il Partito Democratico non sostenne questo referendum. Fu bocciato dagli italiani, esattamente come sono stati adesso, non hanno raggiunto il quorum delle firme, purtroppo, i 6 referendum sulla giustizia, per cui noi abbiamo raccolto le firme. Scusi, però non vi potete lamentare che gli italiani facciano una cosa, poi vi votano le politiche, ma noi, non convincete gli italiani su ma altro. Noi questa riforma l'avevamo approvata, era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, un referendum l'ha fermata. Quindi mi ritrovo perfettamente in quello che le parole che dice la collega, che è del Partito Democratico, che sono le riforme istituzionali che Berlusconi propone da tempo e che erano state approvate nella legislatura dal 2001 al 2005 e che nella scorsa legislatura si erano affermate al Senato. È ovvio, ed è ovvio, ed è per noi necessario che vada avanti una riforma costituzionale che preveda il presidenzialismo, in secondo luogo il Senato di tipo regionale o federale, che tratti delle materie di competenza regionale e concorrenti, e accanto a questo il finanziamento pubblico è uno dei nostri punti forti del programma elettorale, quindi mi ritrovo perfettamente perché perfetto. Quello che intanto noi diciamo sarebbe da utile anni che faceste e su cui abbiamo agito. Tutti la nuova legge elettorale, ve lo ricordo. Feliziani, ci racconti Alfano, che è stato ospite qui da noi, da Lilli Gruber questa sera. Eh sì, perché ha detto delle cose di grande importanza politica, peraltro dando un orizzonte lungo al governo. Ha parlato a 8:30 da Lilli Gruber e ha ipotizzato un contratto di governo per il 2014. Sarà necessario stipulare prima di Natale il contratto governo, dovrà chiamarsi Italia 2014 e contenere le cose concrete da fare per tutto il 2014, così ha detto Alfano. Se nel nuovo contratto di governo ci saranno le cose che chiediamo, siamo pronti a firmare subito il patto. Fine bicameralismo perfetto, taglio della spesa pubblica con record storico, riforma della giustizia e salario di produttività. Certo. Queste cose dovranno essere naturalmente concordate con l'altro azionista più importante di riferimento del governo, e cioè il PD. Però su questo è molto cauto Angelino Alfano, perché dice... è meglio che l'impegno lo prenda il nuovo segretario. È più affidabile che sia il segretario neoeletto del PD ad assumere l'impegno del nuovo contratto del 2014, quindi dopo l'8 di dicembre. Per quanto riguarda il resto, il rimpasto non è un problema di poltrone e adesso siamo più che bilanciati, ha detto Alfano, che poi ha aggiunto va bene che le intese siano un po' meno larghe, ma sono più chiare. Sentiamo Alfano. Se ci saranno scritte le cose che sto per dire, noi firmeremo un contratto di governo e andremo avanti nel 2014. Dopodiché nel 2015 si può anche andare a votare e noi siamo pronti a ricostruire una maggioranza, di una coalizione di centrodestra che ambisca a vincere. Quali sono le cose che noi vogliamo mettere dentro, se mi dà 30 secondi? La prima, cambio della legge elettorale. I cittadini devono scegliere il proprio deputato, il proprio senatore in Parlamento.
ci deve entrare chi ha i voti, non i nominati. Due, Camera e Senato non devono costare il doppio per fare lo stesso lavoro. Camera e Senato, fine del bicameralismo perfetto, il Senato deve fare un mestiere diverso dalla Camera. Punto numero 3. Noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica improduttiva con un record storico. Dobbiamo tagliarla come mai è stata tagliata e lo dobbiamo fare già dal primo anno. Abbiamo un programma triennale, ma il primo anno ci vuole una botta dura. Allora, tante cose. Che fine hanno fatto le dimissioni dei sottosegretari di Forza Italia, Centemero? Io so che ci sono due sottosegretari che hanno presentato le dimissioni, che sono Micichè, Gianfranco Micichè e l'onorevole Santelli. L'onorevole Santelli le ha presentate al suo partito, che non è il recapito esatto per le dimissioni da un incarico di governo. Altri sottosegretari che sono espressione di Forza Italia sono Archi, il viceministro Archi. Esteri? Agli esteri, e poi credo che eletto non ci sia sono nessun quattro, altro. Sono altri quattro i sottosegretari. Altri sono tecnici, quindi non sono appartenenti a Forza Italia. E quindi possono non dimettersi o aderire? Non so, se sono dei tecnici, chiediamo alla Cancellieri, che è un tecnico, di dimettersi allo stesso modo. No? Sono dei tecnici, io non posso decidere per loro, no, o il partito non può decidere per loro se poi il governo Letta ha bisogno, mi la faccia dire tutta questa, se ha bisogno di posti da dare perché in vista del nuovo segretario Renzi c'è bisogno di un accordo che porti il governo Letta a superare il semestre europeo e quindi ci sono dei posti di governo da dare, questo è un altro discorso, questo è un poltronificio. Ma le piacciono le cose che ha detto Alfano adesso? Sono molte delle cose che noi condividiamo. Alfano è stato il nostro segretario. Appunto. È una persona che personalmente io stimo, così come molti dei colleghi che sono andati nel nuovo centrodestra. Ci lega tutti quanti l'essere moderati e riconoscerci in Silvio Berlusconi. Quindi, come ha detto anche Berlusconi, ma come sento dire anche da altri colleghi che non fanno parte più di Forza Italia, le nostre strade si rincontreranno perché faremo parte sicuramente di una grande coalizione di centrodestra che è destinata a governare il Paese insieme nelle prossime elezioni. Quindi non è tanto di centrosinistra il governo se ha gli amici di Berlusconi? Beh, la parte è molto piccola ed è una parte che comprende persone che sono espressione proprio di questo centro, da Mario Mauro a Scelta Civica che si sono spaccati da una parte, e dall'altra parte abbiamo figure come quelle di Giovanardi, che me lo lasci dire fino in fondo, non appartiene certo al centrodestra ma proviene da una storia politica di centro, così come molti altri che sono all'interno. Ne posso citare molti altri però insieme a Giovanardi, però che sono non mi dica che questo è un governo di larghe intese. Fare polemica, voglio questo andare governo dopo che ci sarà dopo l'8 di dicembre, il 9 dicembre, quando verrà chiesta alla Camera la fiducia, non è sicuramente un governo di larghe intese. E mi lasci dire un'altra cosa. Un'altra, no, vorrei far parlare Bonaccorsi però. Bonaccorsi, ultimo passaggio, perché vedo che è arrivato Edoardo Soldati con le notizie dello sport. Bonaccorsi, fa bene Alfano a mettere i puntini su lei in accordo con Letta, mi pare, no? Sì, certo, fa bene per definire appunto il programma di governo dei prossimi mesi. Qual è il rischio? Però qual mi è? Faccia dire una cosa. Ah, anche a lei, sì, certo. Sinceramente trovo fuori luogo questa cosa del poltronificio, Renzi, eccetera, eccetera. Non stiamo neanche ad ascoltarlo questo discorso. Insomma, nel Renzi senso è che, sindaco ma, di Firenze, sì, ho capito, sarà sindaco nessuno, della città metropolitana di Firenze e segretario del PD. Nessuno, a tre cariche. Nessuno non mi posto, sembra che sia un esempio di rinnovamento politico. Nessuno questo. Ha posto il problema di nessun posto al governo, eccetera, quindi polemica proprio insomma, neanche da raccogliere. Renzi fa il sindaco di Firenze e farà il segretario del Partito Democratico. E sindaco della città metropolitana dopo la legge di Del Rio, cioè sarà contemporaneamente Perché invece il senatore Berlusconi e faceva il Presidente del Consiglio non era una doppia carica? Deputato Berlusconi, quello non va bene, no, scusi, non è doppia carica. Sindaco e segretario non si può fare, scusi. Mentre Presidente del Consiglio... dai, su. Letta è al tempo stesso segretario, appunto, quindi Premier, sono polemiche, non lasciano proprio il tempo che trovano. Tre cariche insieme. Tre cariche, sono tre diventate. Le moltiplichiamo. Sarà Renzi, non sarò mica io. E farà il segretario del Partito Democratico, quindi è una cosa assolutamente fattibile. È la verità dei fatti.
Tant'è vero che invece Letta molto coerentemente fa il premier e non fa più il vice segretario del Partito Democratico. Sul cumulo delle cariche sono fallite le larghe intese, mi pare. Grazie a Centemero, grazie a Bonaccorsi. Edoardo Soldati, le notizie dello sport di oggi, e ce ne sono parecchie, giusto? Sì, è uno che la carica non la vuole più, invece è Adriano Galliani. Adriano Galliani perché ha confermato di volersi dimettere, ha parlato della data del 22 dicembre, dopo il derby con l'Inter. Al presidente Berlusconi non è piaciuto l'esternazione di Adriano Galliani, l'ha chiamato a casa sua stasera ad Arcore, a Villa San Martino, una cena che è durata a lungo, si sono discusse molte cose, anche quella della cifra riguardante la buona uscita che spetterebbe ad Adriano Galliani, ma con l'aiuto delle prime pagine sportive andiamo a vedere come è dipinta la vicenda. Ecco il Corriere dello Sport, il nuovo Milan campeggia la foto di Barbara Berlusconi, Galliani annuncia l'addio e lancia accuse a Barbara, poi va a cena, l'abbiamo detto, da Berlusconi. Maldini e Albertini in arrivo con Fenucci e Sogliano, direttore sportivo. Tecnico Seedorf strafavorito. E passiamo al Tutto Sport, il quotidiano sportivo di Torino. Eccolo qui. Terremoto Milan. Barbara lancia Maldini. Lady B diventa vicepresidente. Galliani, vado via per giusta causa. Berlusconi lo convoca ad Arcore. E dunque andiamo a vedere come è andato questo incontro ad Arcore, finito poco fa. L'addio di Adriano Galliani al Milan potrebbe essere congelato. Questo filtra dalla cena di Arcore tra l'amministratore delegato e Berlusconi. Il presidente si sarebbe irritato per l'uscita pubblica del suo dirigente, al quale avrebbe chiesto di finire la stagione. Un'ipotesi però difficile da percorrere. Al tavolo di Villa San Martino anche l'uomo dei conti Ermolli. Ma la bandiera ormai è ammainata, perché Galliani è stato sfiduciato e attaccato pubblicamente dalla proprietà nelle vesti di Barbara Berlusconi. Non ha più senso restare sul ponte di comando senza più avere la totale possibilità d'azione. Meglio gettare la spugna, meglio uscire allo scoperto anche per difendere la propria dignità. E a quella Galliani ha fatto riferimento nel momento in cui ha deciso di rassegnare le dimissioni, con chiaro riferimento alla poca eleganza usata nei suoi confronti. Il ricambio generazionale con il nuovo che avanza non può giustificare la mancanza di riguardo nei confronti di chi ha contribuito al ciclo glorioso del Milan. Galliani ritiene di aver subito un grave danno alla sua reputazione, tale da giustificare le dimissioni per giusta causa. Ancora poco tempo e ci sarà il passo da Dio, con o senza l'accordo su quella buona uscita che secondo indiscrezioni potrebbe quantificarsi intorno ai 50 miliardi lordi. L'uomo al quale Berlusconi affidò il club quasi 30 anni fa, fedelissimo tra i fedelissimi del re, lascia un'eredità ancora più pesante con il suo contropiede. Adesso non ci sarà più il parafulmine capace di assorbire i duri colpi di questa stagione disgraziata e c'è da credere che la mossa di Galliani abbia avuto anche lo scopo di spiazzare Lady Barbara. Dopo il derby del 22 dicembre potrebbe non esserci più Galliani a recitare un ruolo che non gli appartiene. Quasi impossibile portare avanti una convivenza di facciata con la nuova Lady Milan. Traghettare il club e la squadra senza avere le spalle larghe di Galliani potrebbe essere molto complicato per Paolo Maldini, che non aveva feeling con il dirigente. Maldini, un altro pezzo della storia milanista, è designato ad entrare come responsabile dell'area tecnica. Poi ci vorrà un amministratore delegato. Le decisioni da prendere saranno tante, dal presente al futuro, perché la rivoluzione è appena cominciata. E intanto il calcio giocato torna con la 14ª giornata di campionato. Oggi già due anticipi perché si giocano Parma-Bologna e Genoa-Torino. Sulla via del ritorno c'è anche il capitano della Roma, Francesco Totti, che continua ad intensificare il lavoro. Il suo rientro è previsto contro la Fiorentina. A sentire Rudy Garcia, la Roma si è quasi tolta un peso. Adesso il primo obiettivo del tecnico della Roma è quello di tornare a vincere senza l'assillo di dover difendere il primo posto in classifica. I giallorossi sono a secco di successi da quasi un mese. I tre pareggi consecutivi hanno rallentato la marcia che proveranno a riprendere domenica prossima a Bergamo contro l'Atalanta. Un campo storicamente difficile per la Roma e a rischio ordine pubblico. Mancherà ancora Totti, che però sta intensificando gli allenamenti a Trigoria in vista del rientro previsto ormai con sufficiente certezza per il prossimo 8 dicembre all'Olimpico per la delicata sfida con la Fiorentina. Per quella data dovrebbe essere pronto anche Mattia Destro. Per Garcia, che incassa i complimenti di Pallotta, che lo ha definito il Ferguson della Roma, non parlare più di scudetto fa stare tutti più tranquilli. Ecco perché considera quasi un vantaggio aver ceduto lo scettro alla Juventus. Così, per esempio, oggi non ho sentito parlare di scudetto.
forse è una buona cosa per noi di essere un po' più tranquillo su questo punto. Non vuol dire che, che abbiamo perso l'ambizione di finire lo più alto possibile. Intanto Eric Toir è di nuovo a Milano per parlare con Mazzarri e Moratti di mercato. L'obiettivo per gennaio è sicuramente un attaccante, ma non c'è ancora chiarezza sui nomi. Domenica Toir, che ha definito molto importanti i prossimi sei mesi, vedrà l'Inter per la prima volta a San Siro nella gara con la Sampdoria dell'ex Mihajlovic. Anche la Juventus giocherà domenica contro l'Udinese, ma alle 18, per consentire ai 12.000 bambini di occupare le curve dello Juventus Stadium, chiuse dal giudice sportivo agli ultra. Domani invece nei due anticipi del sabato scenderanno in campo Parma-Bologna alle 18 per il derby della Via Emilia e Genoa-Torino alle 20.45. Le ultime notizie sui tifosi della Lazio fermati dalla polizia polacca in occasione della partita di Europa League contro la Legia Varsavia. Un primo gruppo di tifosi è stato rilasciato ed entro domenica i processi per direttissima si dovrebbero concludere. All'indomani degli scontri di Varsavia, la polizia polacca ha mostrato alla stampa quanto rinvenuto nelle camere d'albergo dei tifosi laziali. Coltelli, tirapugni, caschi, una accetta. Immagini che certo non tranquillizzano i parenti dei 137 italiani fermati. I capi di imputazione sono differenti ed in funzione del reato cambiano, in base al codice polacco, anche le pene erogabili. Dal danneggiamento di automobile alla resistenza pubblico ufficiale, che prevede le sanzioni più severe. Ma la giustizia polacca intende punire anche i supporters biancocelesti che giravano per la città con indosso cappucce passamontagna, comportamento vietato dalla legge. Sanzionati con una multa di 50 euro invece i supporters colpevoli, diciamo così, di aver cantato cori da stadio in luogo pubblico. Ad un primo gruppo di 21 persone è stato notificato il rinvio a giudizio, mentre saranno una sessantina ad essere giudicati per direttissima. Probabilmente entro domenica si dovrebbero concludere tutti i dibattimenti. In gran parte dovrebbero ottenere il rilascio dietro pagamento di cauzione. Per questo la Curva Nord, tradizionale feudo del tifo biancoceleste, ha iniziato una raccolta fondi. La società, tramite il sito internet ed una dichiarazione del presidente Lotito, invita a non criminalizzare nessuno. È infatti impossibile che le armi trovate dalla polizia siano state imbarcate in aereo. L'ambasciata italiana sta seguendo da vicino i fermati, fornendo assistenza con un interprete per i dialoghi con gli avvocati d'ufficio, mentre il Ministero degli Esteri ha costituito un'unità di crisi a cui si possono rivolgere i parenti dei tifosi. È tutto per lo sport, a te la parola, Edgardo. Grazie, grazie. Allora, appuntamenti della giornata. Abbiamo parlato tanto delle primarie del PD. Vi dico che Pippo Civati sarà a Brescia per un incontro pubblico, mentre Gianni Cooper lo farà un giro in Lombardia, Monza, Bergamo e anche per lui Brescia. E invece Matteo Renzi sarà a Palermo. Vi segnalo anche che a Roma c'è l'assemblea costituente di Azione Civile del partito con Ingroia. Ci fermiamo qui alle 7 di fra poco, quindi fra poche ore, quindi la rassegna stampa, 7:30 prima edizione del telegiornale. Night Desk invece torna lunedì e ci sarà la mia collega Flavia Fratello. Grazie e buonanotte.